C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti. 12 dicembre 1969, Piazza Fontana. Un potente ordigno è stato fatto esplodere della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, provocando una strage. 13 persone uccise sul colpo, con i corpi orribilmente smembrati. Alle 16:37 del venerdì, il salone della banca era affollatissimo. Novanta i feriti, due dei quali muoiono poco dopo all'ospedale. Contemporaneamente, un'altra bomba è stata trovata inesplosa alla banca commerciale di Piazza della Scala. E due bombe sono esplose a Roma, all'Altare della Patria e alla Banca Nazionale del Lavoro. Che succede? Minelli, seguici in questura col tuo mezzo, dobbiamo fare degli accertamenti. Come sarebbe? Perché? Su, non ho niente di grave. Sono 72 ore che sono qui, mi avete fatto dormire sino a 4 ore. Non mi avete fatto mangiare, mi avete interrogato giorno e notte, ma si può sapere con che diritto? Quando il mio fermo è scaduto da un pezzo. Il tuo alibi è scaduto da un pezzo. Cosa fai? Pinelli, stai zitto. Cos'altro fai? Pinelli, stai zitto! Che è successo? Oddio. Si è buttato. Come si è buttato? Oh, aiuto! È caduto, commissario. Abbiamo cercato di fermarlo. Si è buttato giù, commissario. Guarda bene, sta ragazzi! Che state dicendo? State indietro! Ci faccio un'ambulanza, vai! Non corri! Non lo toccate! Sulla morte di Pinelli nascono e si sviluppano aspre polemiche che dilagano nel paese e dividono l'opinione pubblica anche internazionale. Sebbene la versione ufficiale sancisca la tesi del suicidio, resterà un dubbio fino ai nostri giorni. Per il procuratore generale della Repubblica di Milano, Luigi Bianchi De Spinosa, il comportamento di chi stava interrogando l'anarchico può dirsi negligente e imprudente, al punto che quattro poliziotti e un capitano dei carabinieri, gli unici presenti nella stanza, saranno oggetto di un'inchiesta basata sull'ipotesi dell'omicidio colposo. Per la sinistra extraparlamentare si è invece trattato di un vero e proprio omicidio e la responsabilità, quantomeno morale, viene addossata al commissario Luigi Calabresi. Un giorno il giornalista Giampiero Mughini, allora direttore di Lotta Continua, in una lettera aperta al figlio di Calabresi, Mario, riconoscerà gli eccessi accusatori del giornale e più in generale di quella parte politica. Sbagliai, dirà. Calabresi era innocente. Il killer attende Calabresi sul marciapiede, fingendo di leggere un giornale. Poi estrae una 38 e spara alla schiena del commissario. Quindi lo finisce con un colpo alla nuca e si dilegua su una 125 blu guidata da un complice. 14 anni dopo, le rivelazioni di un pentito, Leonardo Marino, riapriranno l'inchiesta coinvolgendo il leader di Lotta Continua, Adriano Sofri, il quale troverà forti solidarietà non solo a sinistra, ma anche in altre aree politiche e culturali.
Ciao.